Buonasera, buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento con Aspettando il calciomercato, ma oramai ci siamo, questo è il primo giorno di trattative, si inizia a fare sul serio. Primo luglio, una data segnata in rosso sul calendario da parte di tutti i procuratori sportivi, ma anche da parte dei calciatori che non vedono l'ora di cambiare aria, di allontanarsi dall'ultima avventura, ma anche dalla possibilità di cogliere una nuova opportunità. Uno su tutti, Lionel Messi. Da oggi è senza contratto, anche Gigio Donnarumma, protagonista all'europeo itinerante in cui gli azzurri stanno facendo cose semplicemente meravigliose. Gigio Donnarumma, anche lui senza contratto al Milan, sono liberi di accasarsi dove vogliono, ma insomma sappiamo un pochettino tra i big del calcio del mondo dove andranno, cosa faranno. Messi rimarrà al Barcellona. Gigio Donnarumma è impegnato oramai verbalmente con il Paris Saint-Germain. Solo dettagli, ma ovviamente ora la testa del portierone azzurro è all'europeo e alla partita di domani sera contro il Belgio, che terrà tutti attaccati al televisore, ma soprattutto tutti pronti a vivere un'altra notte magica come quelle che ci hanno abituato a vivere gli uomini di Mancini. Però adesso facciamo uno zoom nel nostro territorio, rimaniamo in Puglia, anzi andiamo sul sito Tutto Calcio Puglia per andare a vedere che cosa succede in queste ore. Allora, primo piano, Ascoli, si spinge per Cassolani e la Virtus Francavilla può arrivare a titolo definitivo. Il calciatore della Virtus Francavilla, 33 presenze nel corso dell'ultimo campionato, uno dei punti fermi della formazione degli imperiali, è un classe 99, ha un contratto fino al 2022 e fino al 2024 invece la proposta del Picchio, che resta favorito per prendere il forte centrocampista della Virtus. E poi ancora la possibilità anche di un passaggio di un interesse del Lecce che è stato riscontrato da parte della nostra redazione per il giocatore. A proposito di Lecce, rimaniamo sui classe 99 perché il presidente Saverio Sticchi Damiani parla per la prima volta del giovane talento giallorosso Pablo Rodriguez. Nella breve intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, dove dice: Pablo Rodriguez, vogliamo trattenere giovani promettenti come lui. Con queste parole il presidente blocca il mercato rivolto allo spagnolo, ricordando che tre club di Serie A erano su di lui, come Sampdoria, Genoa e Cagliari. Proprio Sampdoria, Genoa e Cagliari sono tre città bagnate dal mare che in questo momento stanno vivendo un momento straordinario, soprattutto di turismo, in attesa che si riaccenda il pallone al Ferraris e al Sant'Elia. Situazione simile anche quella, anzi, se parliamo di mare e di sport, Gallipoli è la piazza ideale, anche perché se il pallone va fuori, l'Antonio Bianco di Gallipoli rischia di andare in mare, non è vero, presidente? Salve a tutti, buonasera. C'è questo rischio, io da conoscitore dell'impianto, insomma, un rimbalzo sulla statale e poi in spiaggia, spiaggia club se non erro. Mi scusi, non l'ho sentita bene, forse... Dicevo presidente, sì. Se il pallone fa un rimbalzo sulla litoranea e poi va a finire in acqua praticamente, per quanto è vicino il vostro impianto. È vero, è vero, è vero. Il nostro stadio è veramente a due passi dal mare. Attraversi la strada e sei già in acqua. Beh, è assolutamente... Però non andrà a mare il nostro progetto, a differenza. E poi soprattutto fare le telecronache al bianco è meraviglioso, perché se si fanno soprattutto nel periodo in cui si gioca alle 16, bisogna essere attenti alla partita e non farsi distrarre dallo splendido tramonto che si spegne proprio lì nei pressi dello stadio. È una postazione meravigliosa e unica da questo punto di vista. Tralasciando bellissimo la cornice meravigliosa del bianco che offre, in cui è incastonato. È vero. Che stagione sarà, che stagione si sta preparando per il suo Gallipoli, che è stato protagonista di un campionato importante, nonostante le mille difficoltà delle squadre impegnate in questa categoria, ma come si riparte, con quale idea, con quale progetto? Beh, guardi direttore, innanzitutto le rinnovo la massima stima per la vostra emittente televisiva ed è grazie, proprio presidente. Per questo, no, ma ci mancherebbe, sono veramente sincera e legata anche a voi, e proprio per questo le dico che in questi minuti abbiamo chiuso l'accordo con il nuovo mister della prossima stagione, quindi mi permetto di darle questa anteprima, ecco, in assoluto. Chi sarà il nuovo allenatore di Gallipoli?
Il nuovo mister del Gallipoli sarà Mimmo Oliva, ex Ugento. Ah, quindi un profondo conoscitore della categoria, un allenatore che noi abbiamo seguito anche con grande interesse quando ha fatto cose eccelse con la vicina squadra dell'Ugento. Quindi, insomma, un progetto che guarda avanti sicuramente, ma che soprattutto da questa scelta sembra alzare l'asticella. Non me lo faccia dire che a quanto pare non porta proprio tanto bene, però diciamo che il 6 giugno si è concluso per noi il campionato, purtroppo solo al quinto posto, però insomma siamo soddisfatti nonostante le tante vicissitudini, e abbiamo già dal 7 giugno preso in mano la situazione, siamo messi a lavorare, tant'è che oggi 1 luglio, appunto proprio 2 minuti fa, abbiamo proprio ufficializzato la sua presenza. Non ancora scritto ai social, non ancora detto alla stampa, perché non ho avuto il tempo di farlo, ho approfittato di questa vostra telefonata, ecco, proprio per dare la notizia, l'annuncio. Noi ne siamo orgogliosissimi, onestamente è una scelta ricaduta su di lui, proprio come già ha detto, per una grande esperienza, un grande conoscitore anche della categoria, e ovviamente cercheremo insomma di fare una squadra di un livello certamente non basso, ecco, questo sicuramente lo posso già garantire. Allora, possiamo dire un Gallipoli ambizioso, come nel DNA di una delle piazze più calde e più appassionate dell'intero territorio salentino, e che merita palcoscenici importanti come è stato in passato con quella meravigliosa favola scritta dal presidente Barba, e quella celebre frase che è rimasta impressa in tutti i tifosi del Gallo: B come Barba. È veramente sono state serate magiche quelle vissute in piazza Gallipoli in quegli anni, in cui insomma indimenticabili, direi. E le dico anche che è stato veramente un piacere poter mettere quella sua fotografia proprio all'ingresso del nostro stadio. Noi abbiamo atteso una foto proprio in suo onore, per quello che lui ha fatto, praticamente un qualcosa di storico, no? Che nessuno potrà dimenticare, al di là della stessa città di Gallipoli, però voglio dire, ha lasciato veramente il segno nel Salento con quella Serie B. Certo, ovviamente sono altri tempi, altre circostanze, però noi vogliamo rispettare e onorare il nome di questa piazza così calda e così anche esigente, se vogliamo. Assolutamente, una delle piazze più belle e più calde, come dice lei, di tutto il territorio salentino, ma mi allargherei anche all'intera regione. Grazie al Presidente, grazie doppiamente per l'esclusiva che ci ha concesso. Grazie ancora. Ci mancherebbe, un saluto a tutti e in particolar modo al grande Nino Di Stante, che saluto con affetto. Grazie. Grazie ancora Presidente, una buona serata e grazie per la disponibilità. Buona serata a voi. E allora, abbiamo aperto col botto. Oliva, nuovo allenatore del Gallipoli, quindi iniziano a riempirsi quelli che sono gli slot per quanto riguarda il mercato allenatori di questa stagione, quindi veramente una grande esclusiva targata Antenna Sud 85. Ovviamente tra pochissimo troverete la notizia sul sito tuttocalciopuglia.com, quindi la possibilità di scrivere, raccontare, anzi di leggere per voi. Noi scriviamo e raccontiamo che cosa accade nel calcio del nostro territorio. Torniamo al sito, perché poi avremo un altro grande ospite, un protagonista di questa settimana, l'ultimo allenatore, diciamo, tolti quelli degli europei, quindi tolti Mancini, Shevchenko, Löw e quant'altro, che è stato un protagonista su un campo, il tecnico del Matino. Lo sentiremo tra pochissimo. Andiamo a vedere però che cosa hanno scritto i nostri colleghi su tuttocalciopuglia.com, la casa del calcio pugliese, come abbiamo più volte definito. Allora, andiamo a vedere per quanto riguarda, ecco, un problema purtroppo di tutte le estati, caos iscrizioni in Serie C. Non tutti i club sarebbero in regola per iscriversi al prossimo campionato della terza serie, riporta tuttoc.com con Schira, che dichiara: corsa contro il tempo alle iscrizioni, in 50 società hanno staccato il pass per partecipare alla Lega Pro 21-22, ma ballano ancora 10 posti. Tanti, troppi per restare sereni. 9 di questi riguardano le regine dei dilettanti. Col Gozzano, senza un euro di debiti, destinato a non iscriversi per gli elevati costi di gestione derivati al passaggio nei professionisti. Il campo basso in bilico, il Fiorenzuola in difficoltà. E poi la Casertana, bocciata la fideiussione dal Covisoc lunedì, arriva
rischio, è partito anche il Toto Ripescaggi. In tante ambiscono alla scialuppa di salvataggio per non perdere il posto al sole nei professionisti. Risultati sportivi che si miscelano ai bacini d'utenza con un occhio alla storia passata del club, scrive così il collega Domenico Brandonisio. E poi andiamo a vedere ancora, perché c'è un'ufficialità, eccolo qui, tra le squadre che poi magari ci sognano pure il ripescaggio. La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma da questa mattina è divenuta ufficiale. Maxime Giron è un nuovo calciatore del Palermo, il terzino sinistro che nell'ultima stagione ha giocato anche come esterno e interno di centrocampo, si trasferisce in rosanero a titolo definitivo dal Bisceglie, club con il quale è retrocesso in Serie D nello scorso maggio. A comunicarlo è stata la stessa società siciliana con una foto postata sul proprio account Twitter. E allora, vi parlavo poco fa proprio del protagonista degli ultimi giorni, uno degli ultimi allenatori che ha lasciato il terreno di gioco, tecnico del Matino, mister Branà, buonasera. Chiedo alla regia, non abbiamo un ritorno audio in studio, vediamo se riusciamo a risolvere il problema, riusciamo a sentire il tecnico che ha vinto per 5-0 la finale che si è disputata, che avete potuto vedere sulle nostre emittenti, la partita che ha permesso al Matino di staccare il pass per la Serie D. Allora chiedevo, dovremmo averlo in questo momento, mister Branà? Buonasera. Buonasera mister, e allora dicevo, tolti Mancini, Lev e i vari allenatori delle nazionali, Deschamps che però ha lasciato l'europeo, lei è stato praticamente tra gli ultimi invece del mondo non internazionale a essere ancora protagonista sul campo, e l'ho fatto alzando una coppa e portando il Matino alla promozione storica nel campionato di Serie D. Che emozioni ha avuto? Le emozioni sono forti, emozioni che quando... Mister, non la sentiamo, forse un leggero problema di collegamento. Allora, è caduta la linea col mister, parleremo anche con lui, prima domanda ovviamente morbida, di accesso alla discussione, poi entreremo nel cuore della discussione e capiremo se sarà ancora lui l'allenatore che sarà protagonista col Matino in Serie D. Abbiamo parlato la scorsa settimana che il presidente che non credeva a questa possibilità del derby contro il Casarano, società, anzi cittadine, vicinissime, confinanti tra loro, quindi veramente una grande opportunità. Ora quindi stiamo cercando di ristabilire il collegamento telefonico, il mister, eccolo qui. Mister, ora ci sente? Sì, sì, ora sì, sì, sì. Andiamo sul concreto, cerchiamo di capire una cosa importante. Mister, lei sarà ancora il tecnico del Matino? Sarà riconfermato? Ha già parlato con la società? Guarda, domenica è finito il campionato e io me lo auguro di essere ancora allenatore del Matino, dipende anche dalla società, però ne dobbiamo parlare. Mi dico, io con loro sono stato sempre in ottimi rapporti, quindi dipende da loro, no? Io dalla parte mia c'è la voglia di continuare con il Matino, anche perché ci siamo trovati benissimo, due campionati vinti di fila, quindi... Diciamo ci sono tutti i presupposti. Sì, sì, i presupposti ci sono, sì. Perfetto. Mister, un'altra domanda. Qual è stato... Lei ha una società, una squadra particolare per essere il campionato di eccellenza il prossimo anno in Serie D. C'è una forte colonia argentina, stile Inter di Mourinho. Poi c'è anche un ragazzo americano, vedevo sì, nella sua distinta di giocatori, e poi tanti ragazzi di questo territorio. Ecco, come ha fatto a creare un ambiente omogeneo nonostante tutte queste diverse nazionalità e anche le diverse culture calcistiche e umane di questi protagonisti di questa meravigliosa stagione? Io ho già avuto a che fare con argentini, ma alla fine il calcio è universale, non è che ci vuole molto, cioè, beh, la comunicazione è importante, però beh, dal punto di vista della lingua non è un problema, anche perché lo spagnolo è simile all'italiano. Dal punto di vista delle abitudini e del resto,
Non mi sono trovato in difficoltà perché sono sempre me stesso, alla fine quella l'arma in più è essere sempre se stessi. E poi io stesso una lancia a favore dei ragazzi argentini perché loro sono veramente, dico, danno sempre l'anima, non che gli italiani non la danno l'anima, però hanno quello spirito di sacrificio che noi italiani... Diciamo la garra, come si dice, no? La garra, sì, loro dicono la garra, la voglia, no? La voglia di arrivare, di fare, che non voglio dire che i ragazzi italiani non ce l'hanno, però hanno quella cosa in più che fanno la differenza. Hanno un temperamento diverso, ecco, mettiamola così. Sì, loro la fanno come lavoro in tutto e per tutto, cercano di dare il massimo per portare economicamente anche più soldi possibili a casa, ecco, obiettivamente anche così. Ok. Mister, invece per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie D, che cosa, sì, che avventura si aspetta e che situazione immagina per la sua squadra? Insomma, sarà un bel salto di categoria, anche perché la differenza tra l'eccellenza e la D è veramente ampia, forse più ampia di quanto accade dalla D alla C, perché molte volte tante squadre che arrivano dal campionato di Serie D in terza serie non hanno enormi difficoltà poi ad adattarsi, sì. Probabilmente è più complesso il salto dall'eccellenza alla D. Vale, io ho visto tante partite del Nardò quest'anno, perché io abito a Nardò e ne ho viste un sacco di partite del Nardò. Io dico, penso che il Matino già ha grande potenzialità per fare un campionato di Serie D. È normale che con il direttore sportivo Gianni Inguscio è molto bravo a trovare ragazzi, soprattutto argentini, di valore, quindi nelle sue mani si fa la grande, diciamo. È normale che il lavoro, però non ho visto, sì, è normale che tra la Serie D e l'eccellenza c'è un divario, però noi abbiamo già uno zoccolo duro abbastanza importante. Ok, quindi si ripartirà dal gruppo che ha scritto questa pagina di storia meravigliosa per il calcio di Matino, ma anche per tutto il calcio salentino. C'è un giocatore incedibile della sua squadra, ci vuole fare il nome? No, alla fine tutti sono stati per vice campionato, tutti sono stati bravi. Se c'è uno proprio che secondo me ha qualcosina poco di più rispetto agli altri è Giambuzzi. Giambuzzi è veramente fuori categoria, è un giocatore che terzino che ha fatto 8 reti, quindi di cosa stiamo parlando. Che spettacolo! Praticamente sì, l'equivalente di Hakimi in Serie A. Diciamo che lui è più come era Zambrotta, ecco, non so se è chiara la situazione, perché sì, più o meno l'Inter gioca 3-5-2, noi abbiamo giocato sempre quasi a 4, quindi è diverso il modo di giocare. Per rimanere nel calcio del momento, parliamo di Spinazzola, ecco, che è il... Sì, bravo, però lui è Spinazzola gioca a sinistra, però tutto destro, lui è gioca a destra, sì, più o meno è così il modo di giocare, più Teo Hernandez, ecco, perché lui quando prende palla da dietro riesce sempre a creare la superiorità numerica, a saltare una linea, ecco, questa diciamo è la sua forza, e poi calcia un calcio di destro, secondo me la Serie A. Perfetto, e allora avremo modo di ammirarlo nel corso del prossimo campionato di Serie D, magari anche qui su Antenna Sud 85, come abbiamo potuto farlo anche nel corso della scorsa domenica, in cui in tantissimi ci hanno premiato nella scelta di trasmettere questa grande partita che vi ha visto trionfare per 5-0 e l'hanno preferita anche alla partita dell'Europeo, così con grande attenzione per quello che è il calcio del nostro territorio. Grazie ancora al mister per la sua disponibilità e buona serata. Grazie a voi, grazie. Buona serata. E allora, abbiamo sentito quelle che sono le parole del mister, poi questo elogio a Giambuzzi, il terzino, autore di 8 reti in stagione, insomma, niente male per un giocatore che
protagonista sulla linea difensiva. Andiamo a vedere ancora sul sito tuttocalciopuglia.com, poi parleremo anche con Flavio Insalata perché ci sono delle grandi novità che arrivano da Andria e poi faremo con lui un focus su quello che sta accadendo in questo momento in casa Bari. Torniamo però sul sito. E allora, lo avevamo lasciato sulla notizia, eccolo qui, proprio parlavamo, meraviglioso veramente tuttocalciopuglia.com perché subito live i ragazzi in questo momento, vediamo, dobbiamo fare i complimenti anche a Emanuele Dell'Anna che ha seguito in maniera minuziosa questa conferenza stampa, poco fa si è conclusa la conferenza stampa della Fide di Sandria dove era presente il presidente Aldo Roselli. Il video del presidente Giuseppe Cappatano e il nuovo DS Alessandro Degli Esposi e mister Luigi Panarelli. E la conferenza stampa si è aperta appunto con le notizie della riconferma in panchina di mister Panarelli e del nuovo DS Degli Espositi. E allora, siccome so che l'ha seguita con grandissimo interesse, poi scopriremo se l'ha fatto da una redazione o da qualche meraviglioso tratto di coda, qualche tratto di costa del nord Adriatico, ci racconta tutto il nostro Flavio Insalata. Flavio, da dove l'hai seguita la conferenza? L'ho seguita da casa, Matteo, perché ho appena finito il turno in redazione, per la costa è ancora presto. Va bene, a parte gli scherzi, quindi da casa hai seguito questa conferenza stampa, che cosa si è detto ad Andria? Si è segnato un punto di continuità per quanto riguarda appunto il profilo dell'allenatore. Gigi Panarelli è rimasto ad Andria, contrariamente a quanto si vociferava nelle settimane scorse quando l'allenatore era stato accostato al Casarano e all'Avello. Panarelli, dopo quest'anno positivo ad Andria, concluso con la conquista della finale playoff persa poi contro il Picerno, ha voluto appunto continuare questo progetto, un progetto che sicuramente sarà ambizioso. Il nome del direttore sportivo invece è un ritorno in Puglia, Alessandro Degli Esposti, che doveva essere il direttore sportivo del Bitonto in Serie C all'inizio della passata stagione e poi a causa delle vicissitudini delle società neroverdi si è trasferito alla Torres, dove è arrivato con la squadra all'ultimo posto della classifica. Ha conquistato una salvezza, torna in Puglia dopo la parentesi di Cerignola dove i playoff li aveva proprio vinti in finale contro il Taranto di Luigi Panarelli, quindi due dopo essere stati avversari quest'anno si abbracciano e partiranno proprio alla guida di questa Fide di Sandria che vuole essere una delle favorite di questo girone H del campionato di Serie D. Si partirà dalle riconferme, si partirà dal voler cercare di trattenere i pezzi pregiati, non sarà facile, un nome su tutti, Venturini, uno dei migliori difensori dell'ultimo campionato, dovrebbe essere uno dei primi nomi che il DS tratterà. Per quanto riguarda, chiudiamo la pagina Fide di Sandria, ovviamente vi lasciamo ai servizi all'interno del nostro telegiornale, c'è stata Claudia Carbonara, il direttore della redazione sportiva di Antenna Sud, che ha seguito fisicamente, proprio in persona, la conferenza stampa per Antenna Sud, quindi vi lasciamo a tutti gli approfondimenti nel corso della giornata. Per quanto riguarda invece il Bari, quali sono le novità all'orizzonte? Come ci eravamo detti qualche settimana fa, il Bari deve assolutamente sfoltire per cominciare a fare mercato. Erano 29 giocatori della rosa, adesso sono 27 perché sono arrivate le prime due ufficialità. Dorazio si è trasferito a titolo definitivo all'Ascoli, dove ha firmato un biennale, dove affronterà il prossimo campionato di Serie B. Per lui si tratta di un ritorno nella società bianconera marchigiana, operazione conclusa grazie al suo agente Geri Palomba, che è anche lo stesso di Paolucci, ex Monopoli, che si è appunto trasferito in Belgio all'Union Saint-Gilloise, che è una società neopromossa in Serie A. È andato via anche Ciofani a titolo definitivo al Modena, quindi diventano 27 i giocatori del Bari da assolutamente cedere, forse prima del ritiro. Ci sono anche Perrotta e Derisio che potrebbero partire, oltre a Scavone e Bolzoni, che sono altri due esuberi, ma questi non potrebbero bastare perché sono così la rosa è ancora composta da 23 giocatori. Un altro calciatore in partenza dovrebbe essere Leonardo Candellone, quindi così il Bari avrebbe due posti per far spazio ai nuovi. Secondo me le priorità del DS Polito sono il trequartista,
per questo ruolo si era fatto il nome di Botta, ma come avevamo detto ha uno stipendio elevato adesso anche per gli standard di Serie C, molto probabilmente finirà in Serie B. Skenetti e Bombaggi invece sono due giocatori più alla portata del Bari che valuterà appunto se inserirli, se accelerare con la trattativa nei prossimi giorni. Si Perfetto, cerca allora Flavio, anche. noi rimandiamo tutti i nostri telespettatori ovviamente al TG di Antenna Sud e sul sito di Antenna Sud per avere tutte le ultime novità per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita del Bari. Ti ringraziamo. Grazie Matteo e un saluto a tutti i telespettatori. Perfetto, e allora noi siamo in chiusura, ho la regia che mi sta facendo ampi gesti, allora vi ricordiamo l'appuntamento, aspettando il calciomercato ritornerà ovviamente anche la prossima settimana, mercoledì e giovedì, e ovviamente andremo ad approfondire tutte le tematiche e vi regaleremo, come è accaduto questa sera, anche qualche esclusiva che riguarda il calcio del nostro territorio. Buona serata.